Il buon cibo, la cultura, l'arte e la raffinatezza sono protagoniste di questa splendida giornata targata Doc Italy, con il cuore nel piatto. Tante le eccellenze protagoniste di questa splendida occasione, con un padrino d'eccezione, l'ambasciatore della Santa Sede, Sua Eccellenza Daniele Mancini. Andiamo a conoscere allora i veri protagonisti di questa splendida occasione. Buonasera, mi chiamo Gianni Armiento, di professione provo a fare il maître di sala, sono restaurant manager qui a Roma e ho l'onore di poter presenziare questa sera in qualità di presidente della Maître ND, neoassociazione di maître di sala e figure affini, quale scopo principale è rivalutare la figura del servizio del maître di sala e del servizio di sala italiano. Perché siamo del parere che a fronte di eccellenze come vedranno questa sera in cucina, materie e gourmet e chef stellati, siamo dell'idea che anche noi maître e operatori di sala italiani possiamo essere altrettanto competitivi ed eccellenti. Buonasera a tutti, sono Marco Moroni e rappresento il ristorante Bistro Bio, un ristorante che sta all'interno della riserva naturale Valle dei Casali di Roma, una delle riserve naturali di Roma. La nostra, diciamo, etica è quella di andare sul naturale, quindi avendo un parco a disposizione abbiamo il nostro orto, facciamo orto sinergico e permacultura. Quindi diciamo questo è un pochino quello che noi facciamo. Ciao! Sono Fabrizio Sepe di Roma, il ristorante si chiama Le Tre Zucche e niente, la mia cucina è legata molto al territorio, stagionale, cambio il menù ogni 3 mesi, cerco sempre di lavare i prodotti a chilometro zero e da poco ho anche aperto accanto una bottega dove infatti proponiamo invece una cucina molto più tradizionale. Il ristorante è piccolino, 30 posti, facciamo una cucina legata un po' diciamo, al discorso gourmet elegante e accanto invece abbiamo tutta la parte italiana tradizionale. Ciao a tutti, sono Roberto Campitelli dell'Osteria di Monteverde e in questo quartiere proponiamo una cucina di territorio e tanta passione e abbiamo portato in un quartiere appunto una cucina simil gourmet legata moltissimo al territorio ma senza rinnegare comunque la tradizione come i classici romani. Massimo Viglietti, Enoteca Achilli al Parlamento, sono lo chef. E l'idea questa è quella, è un gioco, è un divertimento, è quella di fare una cacio e pepe servita sulla mano, quindi situazione eucaristica oppure in maniera laica ricordare Muzio Scevola. Allora io sono Andrea Dolciotti del ristorante Pigneto 1870 di via del Pigneto 25. Oggi presentiamo una ricotta di pecora con bottarga, gel di limone, gel di sedano. Allora, Marco Davi, ristorante per Bacco di Aprilia, sito in Aprilia. Oggi presentiamo un cucchiaio con uno sgombro barbecue, una prugna fermentata e una crema di soia gialla. Sono Lorenzo Iozia del ristorante Villa San Michele a Vitorchiano. Daniele sta preparando un cannolo al nero di seppia, ripieno di capesante e caviale. Isiede Cesare del ristorante La Parolina di Acqua Pendente, abbiamo preparato una panzanella con caviale di Coregone e cipolle in agrodolce. Tommaso Madrigarti e oggi ho portato un cannolo di fegatini di pollo con un gel di mela, una riduzione di birra e miele, e caprino e caffè. Buonasera, sono Bruno Marco della pasticceria artigiana di Cavour in Piemonte, provincia di Torino. Abbiamo portato per questa serata il nostro cavallo di battaglia della nostra pasticceria che è la mela in cartoccio, che abbiamo anche il marchio depositato in tutta Italia. È un dolce che rispecchia molto la nostra tradizione, è una mela tutta affettata, tagliata a fette, al posto del torso la marmellata di albicocche amaretti, avvolta nella pasta sfoglia e cotta in forno. Grazie mille.
Buonasera, sono Mauro Morandin della pasticceria Morandin a San Mensà in Val d'Aosta. Noi ci occupiamo di da lunga data ormai, perché abbiamo superato i 50 anni di attività, e ci occupiamo un po' di tutto il dolciario. Quindi abbiamo tre reparti di produzione. Qui vediamo il reparto della pasticceria, produciamo panettoni, i canditi sono di nostra produzione, fabbrichiamo anche il cioccolato partendo dalla fava del cacao, quindi curando tutte le filiere crediamo di avere un prodotto molto personalizzato e non tanto comune. Grazie. Ernie Lombardo, testimonial del gruppo Zwilling, Staub, Ballarini, Miabi, è l'ultimo marchio anche De Maillet, che è un marchio belga che fa acciaio sette strati. Ci fa molto piacere partecipare a questo evento rinomato proprio per la grande attività che il nostro gruppo detiene nell'ambito delle cotture. Ernie Lombardo lo rappresenta in toto per quello che è la prima mission, che è quella di cercare di cucinare un cibo salubre, naturale e quantomeno con pochi grassi. Ecco, ho rappresentato proprio per questo grande evento il Sartù napoletano, dove all'interno di questo Sartù sicuramente ci sono grandi esperienze di cottura che meritavano i grandi uomini che sono in questo evento, perciò abbiamo dedicato questo cotto in ghisa della Staub con procedure molto naturali e quantomeno sicuramente adatte a quello che oggi è il momento, no? Cucina salubre, cucina naturale e cucina veloce. E salve a tutti, io sono Ornella De Felice, ristorante Coromandel. Noi siamo un ristorantino alle spalle di Piazza Navona e questa sera, per questa occasione, ho preparato un cubo di melone bianco marinato al Campari con lo speck d'anatra affumicato, tabasco, gel al pompelmo. Buonasera. E noi siamo Cristiana Fattori e Leonora Di Poli Giovannelli, facciamo dei servizi di personal chef e questa sera abbiamo portato dei bottoncini al nero di seppia con una maionese al lime, del salmone affumicato al whisky e dei pomodorini confì. Mone Curti, ristorante Molo 17 di Ostia. Il piatto è, per gli amanti del crudo, yogurt, gambero rosso, passion fruit e germogli di rafano. Salve, buonasera, io sono Riccardo Mattoni, lavoro a Fiumicino, ristorante IT Italia Restaurant. Il piatto che abbiamo portato questa sera è una mousse di piselli, una pagnura alle erbe e bottarga di muggine. Buonasera a tutti, sono Catapano Cristiano, ristorante Cielo a Fiumicino. E questa sera presentiamo una giardiniera di verdure abbinata a una ricciola marinata alla violetta. La accompagniamo con una maionese al plankton marino e sgrassiamo tutto con una punta di mirtillo fermentato. Andrea Riva Moscara, pastry chef dell'Enoteca Poggio le Volpi a Monteporzio Catone, e qui abbiamo un rocher con mousse al cioccolato al latte, arachidi caramellati salati e gel al melograno. Buonasera, il piatto logicamente ancora non è pronto perché noi cuciniamo espresso, cuciniamo a vista. Stasera abbiamo preparato dei gnocchetti all'uovo conditi con un ragù d'anatra, con una mirepoix molto abbondante, cioè un soffritto di carota, sedano e cipolle, e l'abbiamo aromatizzata al profumo di limone e timo, mantecata con il parmigiano, un filo d'olio extravergine d'oliva. Verrà fuori un piatto molto molto buono, molto, chiamiamolo, concreto, al contrario magari della moda attuale del finger, no? Qualcosa da poter mangiare e dire: caspita, mi ha pagato. Io sono Elia Grillotti, titolare chef del ristorante La Corte, La Corte Catering, la chef school La Corte di Rieti. Buongiorno a tutti, questa è la nostra realtà, è una produzione totalmente propria, all'interno della quale c'è una grande passione per il dolce e una grande storia. Noi siamo la pasticceria Morandin di Sevensang in Valle d'Aosta e abbiamo una produzione a chilometri zero, a partire dal cioccolato, caramelle,
biscotti, e il prodotto per il quale siamo molto conosciuti è il lievito madre, con il quale produciamo i nostri panettoni. Da tempo abbiamo l'esigenza e la passione proprio per l'utilizzo delle materie prime e non semilavorati, quindi produciamo il cioccolato dalla fava di cacao, le caramelle a partire dallo zucchero e quindi tutte da materie prime controllate che si cerca di utilizzare su prodotti vicini al territorio e quella dove non si trova sul territorio vicino, comunque di produzione italiana. È un piacere essere qui perché promotori di una, come posso dire, un'idea che è fondamentale, quella di portare avanti il prodotto italiano sempre importante in tutto il mondo, ma soprattutto far conoscere le realtà che ancora lavorano con grande passione come una volta, cercando di far conoscere anche gli angoli più nascosti dell'Italia nel mondo. E quindi ben venga, insomma, e grazie a tutti coloro che si sono prodigati per questa organizzazione e che ci hanno permesso di mettere sul tavolo quello che noi cerchiamo di dare ai clienti e di portare in giro per il mondo come prodotto italiano. Stefano Ricci, Caffè Gioia, responsabile di Roma. Vi racconto un po' quello che è l'azienda Caffè Gioia, un'azienda che si tramanda in famiglia da tre generazioni, fondata nel 1949 da Domenico Gioia, vende caffè in tutto il mondo, ha cinque marchi di caffè diversi, ma principalmente quello che spingiamo molto di più è il nostro, con il marchio che porta il cognome della famiglia Gioia. I prodotti Fiore all'Occhiello sono quello che portiamo qui a questo evento, il caffè biologico classico proveniente dagli alti piani del Perù, 50 robusta, 50 arabica, e poi abbiamo anche il nostro 100% arabica bio, sempre dagli alti piani del Perù. Comunque nella nostra lista caffè ci sono sette tipi di caffè diversi, compreso il decaffeinato, diciamo. Ci rivolgiamo ai distributori di grande distribuzione, ma anche a bar, alberghi, ristoranti. Su Roma da 5 anni siamo presenti a fianco anche della squadra di calcio della S Roma come premio partner, e questo ci ha permesso di aumentare il lavoro su Roma in postazioni molto eccellenti come il Bosco Hotel Excedra, Circo Canottieri Roma e molti ristoranti biologici di Roma. Queste sono le nostre iniziative. Siamo specializzati anche per quanto riguarda tutti i caffè compatibili, dai classico, uno dei più importanti, in espresso, ai dolce gusto, lavazza e tanti altri. E siamo anche ben specializzati su quello che è il prodotto personalizzato, cioè se un'azienda decide di produrre caffè, noi produciamo a loro nome il caffè in modo da poter avere anche loro una linea di caffè personalizzati. L'azienda si trova a Eboli, in provincia di Salerno, zona industriale Campagna, è presente in sette continenti, anche Stati Uniti, America, Giappone, un po' dappertutto, diciamo, in tutti i nostri prodotti. Sono Diana, qui presentiamo zuccheri aromatizzati, che erano zuccheri aromatizzati di canna, zucchero aromatizzato semolato e zuccheri speziati di canna. Allora, abbiamo una linea gourmet che stanno tanti gusti per linea di pasticceria, linea per caffè e linea speziata. Questo qua è zucchero aromatizzato alla mela rosa, tutti aromi e colori naturali 100%. E questo qua va bene per pasticceria. Poi ci stanno, questa qua è linea salute, che ha lo zenzero, allo curcuma e la cannella. Poi abbiamo anche noce moscato. E va bene per te, i tisane e per qualsiasi cosa, quello che piace. Nostra azienda sta a Napoli, a provincia di Napoli, in Poggio Marino. Thomas Rossi, l'azienda è l'Organic Oils Italia. Abbiamo sede in Umbria, in un posto meraviglioso nelle vicinanze del lago Trasimeno, e la nostra specialità da 20 anni circa è quella di produrre tutta questa meraviglia di oli di semi biologici, 100% biologici, al massimo possibile, quindi dove le sementi sono disponibili di origine Italia. La differenza fra noi
e diciamo il resto del mercato è semplicemente la tipologia di produzione tramite la quale otteniamo i nostri oli. Noi abbiamo tutta una serie, un range molto ampio di prodotti, un olio di lino, un olio di canapa, germe di mais, girasole, sesamo e chi più ne ha più ne metta. Quindi ci piacerebbe tanto far conoscere il nostro prodotto a un pubblico molto maggiore rispetto a quello odierno. Sono Aristide Sciommeri, sono proprietario della Tiberpan, è un'azienda di quarta generazione. Stiamo facendo ultimamente dei prodotti bio per quello che riguarda tutta la panificazione. E la cosa più importante che cerchiamo di portare avanti nella nostra famiglia è il rispetto proprio delle tradizioni e della qualità sia delle materie prime che dei prodotti finiti. L'altra cosa importante è che nostra panificazione è fatta tutta a lievito madre. Stiamo producendo sia il pane che tutti i lievitati con lievito madre che ha circa 25 anni e che viene rinnovato tutti i giorni e custodito come un bambino, perché per noi è vita e diciamo è il nostro futuro. La nostra azienda è collocata nella riserva di Vere Farfa a Nazzano. Buonasera, sono Giulia Alberti dell'azienda agricola Francesca De Leo Alberti della provincia di Reggio Calabria. La nostra produzione si trova a Baniera Calabra. Siamo produttori di olio extravergine biologico e principalmente con la trasformazione poi di altri prodotti come la confettura di bergamotto, i condimenti, con l'utilizzo solo di prodotti freschi, le olive molite insieme in frantoio con il frutto come l'arancio, il bergamotto sempre prodotto dalla nostra azienda, l'origano e il finocchietto che crescono spontanei da noi in mezzo agli ulivi e poi la trasformazione dei patè o del pomodoro secco a base del nostro olio extravergine. Questa è la nostra produzione, tutto a regime biologico. Salve, sono Pasquale Santonicola, amministratore della Sant'Angelo. La nostra è una società che è sita in Sant'Angelo Le Fratte, in provincia di Potenza. Selezioniamo grani esclusivamente della Basilicata e produciamo pasta, prodotti da forno e oli esclusivamente della zona, stando estremamente attenti chiaramente al massimo dell'artigianalità e ai prodotti del territorio. Abbiamo una gamma abbastanza vasta sia per la ristorazione che per la distribuzione. Vantiamo praticamente quasi 50 referenze e in più vantiamo la nuova linea I Salutari, che è un prodotto semi-integrali con 8 referenze, che è un prodotto col 3% di fibre estremamente salutare. Buonasera, sono Silvia Landucci insieme a mio fratello Luca Landucci, siamo qua a presentare l'azienda Bosco Vivo. Quest'anno facciamo 35 anni di attività, siamo nati con il tartufo fresco. I nostri prodotti principali sono carpaccio di tartufo, salsa a base di tartufo, tutto esclusivamente italiano. Abbiamo inoltre un'altra linea dedicata a Caterina de' Medici, dove troviamo tutti i prodotti della tradizione toscana, dal ragù di Chianina al crostino nero toscano. Buonasera, la mia è un'azienda piccola produttrice di olio extravergine di oliva, un olio biologico. L'azienda si chiama Azienda Monterisi Nicola di Andria e mi prefigo praticamente di portare a tavola ai buoni intenditori un olio extravergine con i prodotti annessi, oliva verde, oliva mandorle, oliva nera, oliva una cipolla in agrodolce, ma tutti i prodotti che lei vede qui sul tavolo sono tutti prodotti di stagione e tutti fatti con olio biologico extravergine di Coratina, un cru.
Buonasera, io sono Marco Cifone, responsabile vendite dell'azienda agricola Valle Santa di Rieti. La nostra azienda appunto è un'azienda agroalimentare, ci troviamo al centro della Piana Reatina e ci occupiamo di produzione, vendita e consegna a domicilio di prodotti alimentari freschi. E come vedete noi abbiamo mozzarelle, formaggi, caciotte, salumi, ma anche carne pronti da cuocere, pronti da scaldare. Li vendiamo, li produciamo esclusivamente su ordinazioni e li portiamo direttamente a casa dei nostri clienti su tutto il centro Italia, in particolare su Roma all'interno del grande raccordo anulare. Roberto Napoli, distributore rappresentante di Biasiotto su tutto il territorio romano. Il prodotto viene da Vas, un piccolo paese del Veneto. Facciamo molte tipologie di bollicine e abbiamo un particolare prodotto che è praticamente il metodo ancestrale, utilizzando sempre lo stesso uvaggio del prosecco, quindi uvaggio clera, con rifermentazione in bottiglia senza sboccatura. Un'altra particolarità dell'azienda è il prosecco fermo, quindi uvaggio sempre clera ma senza bollicina, per accontentare diciamo i gusti delle persone a cui non piace la bolla. E il pluripremiato che prende il nome dell'azienda, il Andrea Biasiotto millesimato, che è stato premiato 2 volte come miglior prosecco d'Italia e in altre manifestazioni quali Bacchus de Plata, Master Prosecco, Decanter 2017 e Gilbert Galard. Allora, la nostra azienda familiare nasce nei primi anni del Novecento grazie a mio nonno, successivamente mio padre ha continuato nel 1960 e oggi noi siamo la terza generazione, io, mio fratello e le mie sorelle. L'azienda è situata tra Frascati e Monteporzio Catone e produce diciamo generalmente vitigni autoctoni del territorio, quindi la Malvasia puntinata, siamo specializzati soprattutto in monovitigni del Lazio. Diciamo la nostra distribuzione per ora è territorio laziale e esportiamo già in Nord Europa, Stati Uniti d'America e Cina. Siamo qui per questo bellissimo evento e cercare di pubblicizzare quella che è la nostra realtà. Tante le eccellenze, non poteva che essere gradito ospite qui Mario Orfei, giovane designer nonché premiato di recente come eccellenza nella moda dal circuito Doc Italy. Buonasera Mario. Buonasera, tutto a posto? Tutto bene, un anno ricco di successi, tante bellissime passerelle e oggi ci troviamo qui in questa splendida location. Esatto, ci troviamo qui per onorare l'ambasciatore italiano in sede nella Santa Sede, una location meravigliosa, è vero, sono lieto di aver preso il premio Doc Italy, quindi ne sono onorato, infatti ho preso occasione di vestire con i colori della bandiera del Vaticano, con il giallo e con il bianco la mia modella, oggi in questa è la testimonia, ovviamente tutto Doc Made in Italy. Ecco Mario, vuoi raccontarci qualche anticipazione sulla tua nuova collezione? Sappiamo che bollono in pentola tantissime novità. Esatto, ci stiamo preparando per la collezione ovviamente SS18 per il Fashion Week a Milano, ma il mio debutto effettivo quest'anno è quello del Arabic Fashion Week, quindi approderò finalmente nell'Arabic Fashion Week. Il colore di tendenza del prossimo estate 18 ovviamente è il giallo, non a caso oggi ne abbiamo approfittato, abbiamo usato un pantalone con le finiture gialle in seta. Bene, Mario, noi ti ringraziamo, complimenti per tutto e quando si tratta di eccellenza della moda sicuramente fra i vari nomi spunta quello di Mario Orfei. E si conclude qui il nostro viaggio attraverso le eccellenze del Made in Italy. Da Anthony Pet è tutto e anche io a questo punto vi saluto. Ciao!